Volevo ricordare i ragazzi social. Ah, le bimbe social, dai, salutiamole. Io sto qua, stasera si sta da c'è anche la stufetta dietro. Buonasera, tutto bene? Non so se è uno dei due che scalda di più, ma... Vogliamo ricordare i nostri contatti? Certo, su WhatsApp saremo pronti a rispondere alle vostre domande. Dovete inviarci i vostri messaggi al 329-0592-239 e poi ovviamente sulla nostra pagina Facebook di Free People saremo sempre pronti. Ma poi ho visto una cosa nuova lì davanti, amore. Cos'è questo premio? No, le tette ce l'ha sempre avuta. No, vabbè. Ma queste non sono tette, queste sono due persone che vivono di vita propria. Luisa e Simona. No, ma questa è la novità, che potete anche inquadrare un primo piano, se è possibile. Prendilo pure in mano, eh. Cosa? Il premio. Ma, lo prendo in mano, ma lo prendo già sempre, tutti i giorni in mano, amore. Il mio premio vinto da poco come miglior trans del 2016. Ma perché sei trans? Cioè, un concorso che giovedì sera eravamo in un locale e facevi diventare matti tutti, ma nessuno l'aveva capito allora, eh? Ma no, ma dai, ma se non lo capiscono glielo dico io, perché eravamo se noi in animazione dopo. No, mica mi devo nascondere. Eravamo noi in animazione della serata, esatto, io mi sono messa sul cubo, lì avevo le tette al vento. Vabbè, dai. Ci può stare, se no scusa che le ho fatte fare, ho pagato un sacco di soldi. Sai che sono geloso, queste cose a casa no, a casa gira col burka e poi qua guardala. A casa si copre perché tu sei dispettoso. Ma io non faccio niente, guarda, ho la mano monca e l'altra sono che c'è anche chi lava i piatti con la mano burka. Ma a casa vado a letto con lui con il baby doll tutte le sere, il baby doll, perché lui vuole le cose sexy. Ah, ho capito. Ah sì, la sera sì, è quando andiamo a dormire, sì. Ah, ho capito. Di giorno col burka. Cosa c'è? Ah, c'è la telecamera, va bene. Torniamo sempre. Messaggi, Yuri, che la messaggi, pardon. Tanto io bevo. Esatto, c'è un messaggio ancora che dice: ma a proposito, che fine ha fatto la promessa dei 5 messaggi di Thomas? Si spoglierà? Ah, erano 1000, non erano 5, che dice questo qua? 500. Come 500? 500 1000. Messaggi, 1000 erano, ma si spoglierà o no? Dai Thomas, e quando arriverà a 1000 in una puntata uscirà nudo, con la foglia di fico. Ma no, ma almeno il petto, dai, questo bel petto prosperoso. L'ultima puntata, l'ha promesso. Dunque scrivete. Ma siccome siamo in diretta dal Polo Nord, anche a lui viene un po' difficile, no, questa cosa. Cioè, troviamo i pinguini in studio prima di cominciare di solito, quindi... gli viene un attimo difficile. Dai, però l'ultima puntata scaldiamo lo studio. Ma se non si spoglia lui, attenzione, le tiro io le tette di fuori. Forse neanche la prima volta, volevo, capito? Volevo precisare. Abbiamo fatto impazzire un locale dopo la puntata giovedì sera, dunque... con le tette della mia in 5 minuti siamo diventati l'animazione noi, sì. E le 4 esatto. Brasiliane non le cagava più nessuno. Vabbè. Vabbè, dai, un paio di tette come queste solo con un paio con di quello che sono costate sui capezzoli. Cioè, ho dovuto vendere un rene, tu calcoli. Tu? Beh certo, è mia moglie, chi vuoi che paghi a casa? No, ma mi offrivano tutti da bere, ho dovuto dire basta a un certo punto. No, ma però mi piace anche la calza così. Ottimo, ottima scelta. È sempre sexy, ma se io andassi a letto così con il mio amore tutte le notti, quello mi tromperebbe tutta la notte, guarda. Quindi evito di andare a letto così. Beh, è giusto, è giovane, c'è anche un po' di voglia. Tu, certo, tu devi vedere quando arriva a letto a casa questi pigiamoni del 15-18. Tipo tutta, burka. Cioè, ci vuole sei mesi solo per toglierli, poi ti passa la voglia. Ma no, ma se no questo mi salta addosso tutte le sere, dai, insomma, secondo me va bene apposta. Che siamo giovani, va bene. Vabbè. Che sono vogliosa, però fino a un certo punto, amore. Beh, mio, io ho 17 anni, ho appena fatto quasi 18 fra... Sì, no, vabbè, ascolta, cioè, settimana scorsa erano 19, sono già diventati ma 18, ma indietro, non vanno avanti gli anni. Cioè... Vabbè, dai, torniamo a noi. Rieccoci in diretta! Nel momento del brindisi, il nostro Thomas sta stappando. Musica in studio, Damiano, grazie. E via, via col brindisi. Sempre la nostra bottiglia offerta da Caffè Noir, nostro sponsor ufficiale. Il nostro Thomas, come sempre, vestito da Eros Veneziani. Potete vedere la sexy collection sul sito internet www.erosveneziani.it. Ah, però, guarda che soubrette che abbiamo stasera. Sempre mia moglie. La soubrette è sempre mia, tutta roba in casa, eh. Tutta roba fatta in casa? È una donna casalingua. Cos'è che era? Casalingua. Prego. Fa delle linguine al pesto che... solo quelle? E non solo quelle. Io mi sto per ammazzare. Fa anche altro.
Perché cosa vuoi dire che faccio altro? Scusa. No, le linguine al pesto, perché poi le fa il ragù, le fa il salmì di lepre. Prego, cioè, amore, dai. Thank you very much. Aspettiamo per... fai brindisi anche te, Alessia. Uno il nostro Mattia. Abbiamo i bicchieri pieni, siamo pronti per fare il brindisi. Mi metto da questa parte. Ma c'è sempre un balcone qua che passa avanti alle telecamere, io non capisco. La gente poi perde la testa, non so come mai. Cin, alla nostra! La nostra, la vostra, cin. Arrivo, brindo con tutti, via. Dai. Perfetto! Adesso... Non bevo mica, sto muoio. Abbiamo qualche messaggio social? Ce ne sono. Adesso sentiamo il nostro Mattia che ci dice chi allora, ci scrive. Innanzitutto ci sono moltissimi nostalgici del Genux che vogliono ringraziare Graziano per le grandi serate che gli hanno fatto passare al tempo. E poi un anonimo, non si scrive, fa i complimenti alla nostra Alessia per la sua vittoria, perché il difficile non è vincere ma ripetersi, infatti ha vinto anche l'anno scorso, quindi in back to back. Quindi grandi complimenti ad Alessia. Sì, ma se tu gli dici così poi lei comincia a tirarsela. Ma è Natale, sono tutti più buoni. Ho capito io però. La faccia. Ma senza incomincia a tirare, la prendo le tette e gliele tiro addosso. Sì, gliele tiri proprio in faccia. Stacchi la protesi e la cacci addosso. Ma visto che abbiamo parlato di Genux, volevo chiedere una cosa a Fanelli. Dimmi. Noi abbiamo ancora una clip tua, Graziano, che ci hai portato questa sera. Quella è una collaborazione, eh? Una collaborazione. Vedi, vai, adesso ti racconto solo un aneddoto di questa cosa. Quando sono venuti a portarmi questa cosa in studio da fare, io non avevo lo studio perché l'avevo smontato per rifarlo. Però mi hanno detto, cioè, dobbiamo proprio farla, e allora mi sono fatto prestare un po' tutto, l'ho appoggiata contro il muro e poi l'abbiamo fatta, basta, fine. Allora mandiamo la clip, siamo tutti curiosi. Qua! Si è alzata la standing ovation in studio per il maestro, questo pezzo storico, una pelle d'oca a ricordare gli anni 90. Avevo 14 ragazzi. Anni, Graziano, cioè ero un bambino. Avevo alcuni di meno però. Non suonavo ancora. Dicevo, raccontavo adesso l'Alessia che io ascoltavo quel pezzo qua su Disco Radio quando c'era Marco Lavelli. Bravo. Che adesso è un collaboratore di Fanelli a Radio Studio Più. Esatto. Che pezzo, che tempi, eh? Che musica. Che pezzo, che musica. Sì, questo è. Lo... Voglio dire, noi che ascoltavamo, che non ne sapevamo niente di musica negli anni 90, non sapevamo che erano tutti artisti italiani posto, ma pensavamo chissà da dove arrivavano o da quale nazione. No, magari c'era la provincia di Brescia. Dietro casa. Questo è un lavoro a cui ho rifatto l'arrangiamento, gli autori sono altri, però comunque il discorso che è stato costruito è fatto lì in studio, come tante altre cose. Ragazzi, alziamoci tutti, venite qua davanti. Ci raduniamo. Perché noi il nostro tempo... Venite, nessun problema. È giunto al termine. Perché dobbiamo augurarvi buon Natale. Buon Natale, perché questa è la puntata di Natale. Noi siamo sempre pronti in diretta. Cosa c'è? Guarda che putta e che pacco Natale. Le palle di Natale sono già pronte. Ragazzi, noi ci vediamo martedì sera, ora 21:15 con The Gap in diretta. E giovedì prossimo saremo ancora qua con Mauro Marin del Grande Fratello. Con Free People dalle 23 alle 24. A fra poco con Maurizio Paradiso. Ciao! Ho visto che c'è anche un personaggio importante. Un personaggio famoso. Questa sera abbiamo un po' da farci raccontare. Dov'è? No, scusate, dov'è? Chi è? Dov'è? Non lo so, dov'è? È l'Alessia Bergamo! È il nostro personaggio famoso! Presenta tua moglie che abbassa un po' la cassa, non si sente un cazzo qua. Allora andiamo a presentare i ragazzi social. Buonasera. Buonasera. Buonasera, baci stellari a tutti. Mua. Giusto per rimanere in tema, Grande Fratello, Baci stellari. Baci stellari, vedo che mia moglie è. Baci stellari anche dalle mie sorelle. Guarda che esce mezza stellina, però lì. La Pinta e la Santa Maria, sì, ma tira su. Stasera se le contiamo tutte, però. 1, 2, 3, 4. Ah, l'ultima puntata, promessa, la promessa di Alessia. L'ultima puntata, le tette di Alessia. Per tutti i poveri pervertiti che ci seguono. Quindi almeno sarete contenti, smettete di stalkerizzarci e a chiedere. Dunque ricordiamo i nostri contatti. Dato che così non si vuole spogliare il nostro barista, no, insieme al barista lui si spoglierà e tu tirerai fuori le mammelle. Sono di plastica. Oddio, le mammelle che sono a vacca. Da quando si chiamano mammelle? Vabbè, scusa, le protesi. Sì, ma grigiamente le dette tette. Le ho sempre chiamate tette. Ma sì, era per non essere sempre i soliti volgarotti della bassa, insomma.
Capisco che arrivi dalle alte, ma l'hai preso. Ma io vengo giù dai, dai monti, sì, come so, Heidi, anche se oggi arrivo direttamente da Venezia perché sto organizzando il Capodanno. Ma ricordiamo i nostri contatti. Bene, su Facebook, mi raccomando, mettete mi piace sulla nostra pagina Facebook, Free People. I nostri numeri di telefono? Potete contattarci in, su WhatsApp al numero 329-0592-239, altrimenti chiamarci direttamente in diretta al numero 030 28 15 130. Dunque scrivete, scrivete, chiamate, scrivete, fate quello chiamate, che volete. Stasera la rubrica per Thomas non ci sarà perché insomma lui manca. E intanto abbiamo una telefonata, se non sbaglio. Oh, di già. Pronto, pronto, chi parla? Pronto? Buonasera! Chi parla? Marchina! Ah, è la fornaia! Buonasera! Direttamente dalla premiata forneria Marconi. Ma so che stai organizzando un Capodanno ad hoc, o sbaglio? Sì, molto ad hoc. C'è una gang bang, mi hanno detto. Sì, spiedo polenta, usei polenta in bocca, ma io sei pari che mi hanno due. Beh, vabbè, fortuna che lo dice in dialetto, almeno in tutto il resto d'Italia non ci possono capire. Non capiscono, infatti, il bresciano doc. Il bresciano doc dalla nostra fornaia è qualcosa di eccezionale. Ma ti aspettiamo qui, quando è che torni? Alla ragazza socia, alla Giovanna, che lei mi dice dove mettere gli uccelli. Dov'è che li mette, insomma? Guarda, siamo in televisione. Era un siamo altro programma. Beh, era un altro programma, ti stai sbagliando, caro Marco. Devi chiamare lunedì sera. Pronto? C'è nessuno in casa? Persi. Ma no, ma diceva la ragazza social di mettere l'uccello qua in mezzo. Eccola lì! Eccola lì! È qua che vi volevamo, pronti! Tipo come una bella spagnola, quella di Carte d'Or, che avete capito? È la spagnola di Carte d'Or, il gelato. Mettiamo in mezzo il gelato e poi... No, scusa, vabbè. Io adesso... La panna, con la panna. La? Con la panna, certo. No, ma la panna non arriva dopo. E con le fragole? Ma io sapevo che a Capodanno c'erano le lenticchie, il cotechino. Ora panna. Il cotechino ce lo mette la fornaia. Ma io ho portato i salami invece. Vedi che sono in tema che ti ho portato i salami. Adesso li apriamo, adesso. Stai calmo che mangiamo. Le vecchie si bagnano, poi fanno una pozzanghera, un casino, poi non c'è neanche il moccio qua. Lasciamo perdere. Vieni qua che chiudiamo sto circo, dai, che non abbiamo più tempo. Io voglio salutare e ringraziare tutti, augurare a tutti una buona fine, un nuovo inizio. Speriamo migliore. Speriamo migliore di come è finito qua Free People. Ricordo la puntata di Capodanno sabato sera in diretta ore 22 fino a mezzanotte e mezza, ok? Faremo insieme il veglione. Siamo ancora qua, poi... Giovedì prossimo ancora in diretta con Free People, andate tutti a fare in culo, buonanotte! Ci vediamo giovedì prossimo! Ciao, ciao! Diamo la linea alle nostre ragazze social, che è arrivata anche la nostra Giovanna, sempre in ritardo anche buonasera. Lei. Buonasera! Buonasera! Ricordiamo i nostri contatti! Allora, stasera potrete intervenire tramite WhatsApp al numero 329-0592-239 o altrimenti, Alessia? O altrimenti solo lì, perché stasera le vie telefoniche non funzionano. È importante, bisogna mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Free People. Ci scusiamo con i nostri telespettatori, ma stasera le telefoniche non fungono. C'è la tele con qua di fuori con i cacciaviti. E poi ricordiamo che, visto che è tornato dopo l'influenza, potete anche mandare i messaggini per... Ecco, 1000 messaggi, allora. La solita rubrica. Dopo i 1000 messaggi, Thomas nudo. Nudo, qua da va. Con la foglia di fico, però gliela concediamo, almeno quella, ragazzi, dai. Intanto ci è arrivato un messaggio, giusto? Esatto, da Giorgio di Milano, che chiede qual è il cocktail più alcolico in assoluto. Assenzio e alcol puro. Vabbè, ma non sono io. Però non sono cocktail. Il cocktail più alcolico? Ma quello che va per, diciamo che l'angelo azzurro è un ottimo compromesso
tra alcol e fatto bene anche in qualità. Però quello un po' più forte è l'invisibile. Invisibile. Non ho già sentito parlare di te invisibile, sono tu con la fragola. Conosci. Che non lo senti ma ti arriva dopo. C'è la nostra Alessia che vuol fare una domanda ai nostri ospiti. Beh, diciamo che uno dei miei tanti viaggi in Spagna o anche in Messico si usa tanto la piña colada. Come mai qua in Italia questo drink non ingrana bene, non ce l'ha quasi nessuno, non si usa qua in Italia, come mai? No, beh, vale, un po' va, vanno più su, almeno rispetto a me, vanno più sulle ragazze. Ma forse perché gli italiani sono un po' più ubriaconi, perché è molto leggero come... E quello più d'accordo è quello vogliono le ragazze così, ultimamente. Vero, è vero. Se le chiedono più le ragazze il piña colada, lo facciamo... È anche molto dolciastro, quindi insomma, come long drink a non a tutti può piacere. Alessia, hai perso la parola, hai perso stasera le parole. Sì, è tranquilla. Stasera è tranquilla. Secondo me anche lei seguendo la... Ah, ti ho colto in castagna! Ah. Era lì che si guardava le sorelle gemelle. No, stavo guardando ringraziando il chirurgo perché mi accorgo che mi escono sempre i capezzoli dopo che mi rivedo in televisione. Beh, dai, fammi vedere uno che c'è lo stalker che ha mandato un messaggio. Dai, è meglio che non dica niente, cosa vedo io da qua. L'ultima puntata insieme a Thomas ci sarà anche Alessia con le tette di fuori. Tutti esatto, e due con le tette di fuori. Che ci sta, dai. Io per Thomas non è un problema. No. Cioè, Anthony ti guarda, Anthony hai detto che ti guardi i capezzoli? Davvero? Ah sì, è vero, perché la sua amorosa sta messaggiando. No, ho detto che di solito quando mi vedo di nuovo in televisione vedo Giovanni. Sempre quel capezzolo, vedo, non vedo che esce, non esce. Ma io invece da qua vedo questo intimo, molto interessante, nero a casa stasera. Tua, a casa vostra invece. Ma perché siamo sposati, loro non lo sanno, ma io... no, così si vede qualcosa. Non riprendiamo! Sale l'audio! Non pensavo che la regia... Copri! Beh, un primo piano proprio... Anche la regia! La regia! Non è che proprio bisogna inquadrare tutto nello specifico. Beh, ma così sale l'audio. Sale anche qualcos'altro, quello è il problema. Ci alziamo tutti, ci alziamo, che siamo in conclusione, andiamo tutti qua davanti. Vieni Anthony, molla il CD, molla la cassetta tu, dai. Anche, ho perso che un anche pezzo. Tu come Yuri schiacci play e basta. Ma sì, ma la fine sto così a fare DJ adesso, la nuova tendenza. No, ma sei noioso anche tu, dai. Che sei beh, nuove leve fanno così, Sei anche molto abile. Sono il quantizzatore. Che nel 1400 non c'era, ma adesso c'è il quantizzatore. Tu schiacci il quantizzatore, il sincronizzatore e tu stai lì e dici sulle mani Pippo! Su bel duro, giusto perché dopo di noi c'è Maurizio Paradiso, noi vi ci salutiamo! Ci abbracciamo, ci stringiamo! Ciao a tutti! Ci vediamo giovedì! Martedì sera in diretta con The Gap e giovedì saremo ancora qui! Dalle 23 alle 24 con Free People, ciao!